quest'estate dalle vacanze portiamo una bella cartolina. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video di acquerello, cartoline dall'Italia. Quest'anno ho pensato di farvi vedere come fare delle bellissime cartoline da regalare al ritorno dei vostri viaggi. Vi è incuriosito? Spostiamoci di là e andiamo a vedere la cartolina d'acquerello come si fa. Ed ecco l'occorrente per le nostre cartoline dal mondo: dell'acqua, una carta d'acquerello. Io sto usando questa formato cartolina che viene venduta in tutti i negozi per belle arti, questa nella fattispecie della Fabriano. Degli acquerelli, io sto usando la tavolozza che avevo fatto con i Perles, gli acquerelli in carta, in foglio, e poi una selezione di pennelli, in questo caso sto usando dei Tintoretto. Come prima cosa, con un pennello grosso, io un 14, bagno tutta la superficie che voglio dipingere. A questo punto preparo un blu e vado su tutto il foglio. Voilà, e aspetto che si asciughi completamente. A questo punto, con un pennello più piccolo, vado a definire quello che è il piano più lontano del mio lavoro, che nel mio caso è costituito dal profilo dell'Etna. E porto il colore giù verso il basso. A questo punto definisco un altro piano vicino a me, che è quello della città periferica, quello dove si intravede un qualcosa ma non si percepisce cosa sia, quindi una città che c'è, che occupa dello spazio alle pendici dell'Etna, ma che rimane così indefinita. E anche qui porto il colore più intenso verso il basso e lascio asciugare. Adesso comincio ad inserire dei particolari architettonici, quindi dei palazzi un po' più squadrati, delle cupole, e lo faccio con un colore che sia ancora più intenso, quindi diluisco meno il colore che sto usando, che nel mio caso è un blu oltremare. Lascio asciugare ben bene il tutto. Intensifico ancora il mio colore per fare un piano successivo. A questo punto comincio ad immettere un po' di nero per intensificare il colore, che altrimenti risulterebbe troppo chiaro, e inserisco un po' di città moderna, quindi palazzi che si susseguono a palazzi. Sporcando il blu ancora più di nero, inserisco un monumento un po' più riconoscibile che pongo qui al centro e che metto più in scuro. E adesso
adesso disegno quello che è il fulcro dello skyline della mia città. Disegnata la forma, qui ho tracciato a matita in modo da non essere approssimativa, copro tutto con l'acquerello nero. A questo punto aggiungo solo un'ultima cosa che se sei passato da Catania non può mancare, sai benissimo che non può mancare, è sporco con i colori della città che sono il rosso e il blu che mischio formando una sorta di violetto e faccio uscire il pennacchio dal vulcano. Basta, finito, lasciamo asciugare completamente. Vediamo poi il risultato finale. Sgancio la mia cartolina da Catania, aspetto che si asciughi completamente e la vedrete tra qualche istante nelle foto. Noi per qualche ulteriore approfondimento ci vediamo subito dopo. Ciao! Alla scrivania a fare lo skyline caratteristico della vostra città e mandarlo sulla bacheca della pagina Facebook di Arte per Te o taggandomi su Instagram. Mi trovate sempre come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso. È un modo bello per portare indietro da un viaggio un'atmosfera, qualcosa di unico e soprattutto per godere del viaggio, fermarsi, assaporare uno spaccato, uno scorcio e farlo proprio, introiettarlo attraverso la propria creatività e buttarlo giù su carta. Sarà un modo bellissimo per avere una maggiore consapevolezza del viaggio, fissare dei luoghi in maniera perenne all'interno della vostra mente e farne godere anche i vostri cari. Oppure alla fine del viaggio, invece delle solite foto, incorniciare i vostri acquerelli in una bella parete creativa fatta semplicemente di acqua, colore e meraviglia. Bene, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su, condividetelo soprattutto e soprattutto venitemi a trovare su Instagram e su Facebook. Prima di andarvene assicuratevi di essere iscritti al canale, se non lo siete cliccate qui giù su iscriviti e attivate la campanella per non perdere i futuri video. Io vi aspetterò con i miei mille colori sempre qua. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao e buone vacanze!